Partiamo per una breve carrellata con i produttori che hanno voluto partecipare qui a Expo 2015. Allora, cosa avete portato? No, non si poteva non portare la nuova DOC Calosso, perché dal 2011, quindi la prima annata di uscita di questa più piccola DOC d'Italia. È un vino particolare, Calosso. Sì, sicuramente dopo tanti anni di sperimentazione, di tribolazione si può dire, finalmente col 2011 siamo arrivati alla DOC, prima col 2007 eravamo arrivati all'autorizzazione del vitigno, quindi alla possibilità di poterlo impiantare. Che è un vitigno, come si chiama? Il vecchio nome originario, noi lo conosciamo sempre ancora come Gamba di Pernice, benché sia stato autorizzato col nome di Gamba Rossa. Ecco, poi ovviamente ci sono i vini tipici di, sì, di Calosso, perché la peculiarità del paese è quella che su ogni versante c'è una tipicità. Tipicità che va dal moscato principale al Barbera tradizionale. E ritornando ancora indietro, però, parlavamo un po' della tipicità del Gamba di Pernice, che ha questo particolare sentore di pepe, di spezie, quindi questo aromatico molto particolare, ma soprattutto ha una longevità incredibile. Infatti noi in cantina abbiamo ancora delle bottiglie di ormai 25 anni, del 1990, e ogni tanto aprendone qualcuna in degustazione si scopre un vino veramente, veramente interessante.